Lezione speciale è quella che si è tenuta al liceo Donegani di Sondrio, in cattedra Piero Calabrò, presidente della Nazionale Italiana Magistrati, Claudio Castelli, presidente della Corte d'Appello di Brescia, i giudici del Tribunale di Milano Carlo Brei e Riccardo Atanasio, il giudice del Tribunale di Monza Emanuele Mancini, con loro il colonnello Emanuele De Ciuceis, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, e la dirigente del Donegani, Giovanna Bruno. È importante confrontarsi con loro, noi credo che abbiamo molto da imparare dai giovani, però dobbiamo trasmettere le nostre esperienze, anche quelle negative che abbiamo incontrato nella vita. Oggi parlare di legalità può sembrare una banalità, invece è doveroso. Viviamo una situazione di illegalità nel nostro paese molto diffusa in ogni settore. Tutti guardano alla macro illegalità che è quella delle mafie, della corruzione, ma ci sono anche le piccole illegalità. Oggi vorrò parlare ai ragazzi di bullismo, per esempio, di cyberbullismo, di questa nuova malattia che ha portato internet e i social. Se gestita bene può essere un'opportunità, se gestita male è un nuovo modo per essere illegali. Anche i social, se utilizzati male, possono davvero ferire i ragazzi. Esatto, come ogni cosa va un po' dosata. Siamo in Valtellina, c'è il Sassella, patrimonio dell'UNESCO. Se ne bevi un ettolitro penso che non ti faccia bene. Se ne bevi un bicchiere a tavola fa benissimo. Ecco, la stessa cosa sono i social. Se usati in modo intelligente e adeguato sono davvero una marcia in più per chiunque. Se se ne abusa poi le conseguenze sono notevoli. Il crimine organizzato, ricordato Calabrò, da tempo ha messo radici anche nel nord Italia. È interessato da infiltrazioni, in particolare dall'Andrangheta. Ma tutto questo ormai riguarda il territorio nazionale. Sono organizzazioni criminali nate in certi contesti, la mafia in Sicilia, l'Andrangheta in Calabria, la Camorra a Napoli, ma si sono ramificati. Nella stessa mattinata si è svolto l'incontro tra i magistrati e il dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, Fabio Molinari.